giovani protagonisti di sé e del territorio. È stato questo il tema del meeting che ha dato inizio alle attività dell'Associazione Giovani di Trento Laducenta. L'incontro che si è tenuto nella Casa delle Associazioni, ospitata nell'ex stazione della ferrovia Alifana, è stato introdotto dal consigliere delegato alle politiche giovanili Cilo Marchisiello. Sono intervenuti poi Alfonso Eramo, Mimmo Costanzo, il sindaco Michele Griffo e Giuliano Pellegrino, responsabili delle associazioni cittadine. L'aggregazione fa sì che la nostra cittadina ritorni ad essere una cittadina vincolo per i ragazzi, soprattutto visto che, come dicevo, li incontriamo fino ad altri paesi di minori. Ringraziamo il nostro segretario Mimmo Costanzo per questa efficacissima introduzione. Adesso passerei il microfono all'assessore Alfonso Eramo. Perché questo Consiglio Comunale di questa ultima legislatura si sta facendo nulla. Noi abbiamo fatto diverse iniziative, poi sarà il sindaco a impegnarvi le nostre iniziative, ma sta producendo una serie di delibere che stanno portando la cittadinanza di Trento Laducenta ad essere un fiore all'occhiello non solamente della Valle d'Aversano, bensì della provincia di Caserta. E di questo io sono abbastanza orgoglioso, anche perché le nostre deliberazioni di Consiglio Comunale sono in più nella totalità votate anche dalla minoranza, non dico opposizione, ma dico minoranza. Anche perché con gli atti deliberativi noi non facciamo altro che proporre alla cittadinanza atti che devono servire i cittadini di Trento Laducenta. Quindi la nostra finalità è questa, far crescere questo comune. È con l'entusiasmo anche che ho accettato l'invito di questa sera da parte del sindaco, ce l'avevo fatto un'altra volta con Terra Screen, con la loro agenda, e devo dire che lo faccio con molto piacere, anche perché ce ne già parecchi, voglio dire, non è facile mettere insieme già 30-40 ragazzi oggi, è molto difficile, anzi, per cui la vostra capacità già va premiata in questo senso. Noi, giustamente come diceva il vostro segretario Mimmo, noi mettiamo gli strumenti, poi voi dovete metterci la capacità di far funzionare gli strumenti, tutto qua. È vero, diceva Michele, noi siamo gli anziani, i vecchi, è giusto, ognuno ha la sua fascia. Se non ci fossero stati gli anziani, probabilmente qui ne sareste molto di meno, voglio dire, quindi ognuno fa la sua parte del suo essere persona di questo comune. Entro nel vostro tema, abbiamo letto alcuni di questi slogan che voi avete messo a dire, devo dire che sono interessanti, ma uno è quello là che mi ha colpito di più. Lo so, spesso capita che quando qualcuno di noi più anziani comincia a parlare, cioè beh, ma facciate sempre chiacchiere, è vero. Perché oggi la più di esempi che di chiacchiere. Però vorremmo che voi foste propositivi in questo. Noi vorremmo che voi superaste quello che noi abbiamo fatto. Quando dite che la musica vi chiude dentro per non farvi sentire quello che c'è fuori, c'è una parte di verità. La verità è quello che sta fuori però, non quello che sta dentro. Purtroppo voi oggi siete messi nella condizione di vivere quello che è fuori dalla società, non quello che è dentro la società. Quindi dovete essere pronti, organizzarvi e possibilmente essere poi protagonisti di una realtà che verrà subito dopo, voi già ci siete.